Salve ragazzi, io sono Escobar, questo è il mio canale. Per chi non si fosse ancora iscritto, si iscriva, mi raccomando, e lo dico ogni video, sarò pedante, ma è vero. Iscrivetevi, così siete aggiornati. Poi comunque questa è, diciamo, un nuovo tipo di video che così si può aspettare da YouTube, un nuovo tipo di canale, oltre praticamente quelli già classici che ci ritroviamo, o gli altri YouTuber. Io ne ho uno particolare basato sulla acquariofilia, una acquariofilia a modo mio, ovviamente. Comunque ragazzi, oggi parleremo del mio marino. Allora, come nel precedente video avete visto, la mia casa, e avete anche, diciamo, ascoltato, perché ovviamente vedete e ascoltate, c'è stata la riverniciatura della mia casa, di conseguenza ho dovuto spostare le vasche. Ma cosa è successo? La vasca da 70 litri ha trovato la sua ubicazione all'interno della camera dei miei genitori. L'acquario marino dove è finito? L'acquario marino è finito in cucina, dove rimarrà fisso. Voi direte, Escobar, ma ci sono i vapori, è vicino alla cucina, infatti qua si vedono i fornelli e la pentola. Mamma ha fatto la salsa in bottiglia qui e di consuetudine tutta l'estate. Fare le bottiglie di sugo con i pomodori raccolti. Comunque, l'acquario marino in cucina, essendo comunque la camera più calda della casa, così io pensavo, si sarebbe mantenuto sempre alla stessa identica temperatura, cosa che è vera oltretutto. Questo acquario marino ha circa 2 anni di maturazione e vari tipi di esseri viventi presenti al suo all'interno. Ha avuto una, come stesso avevo definito nei miei vecchi video, un costo, diciamo, molto basso. Infatti c'è acquario marino low cost, che ho comunque un video che ho fatto tempo fa, in cui potete comunque andare a vedere, dove consiglio comunque di, magari adesso me lo ripeto, di comprarvi 1 chilo di rocce per ogni 5 litri e di comprare una vasca abbastanza grande per farci entrare, se volete, qualche pesciotto e qualche corallo. Però ovviamente pesciotto e coralli io li consiglio su acquari di 100 litri, ma diciamo anche 50-60 litri per un pesce pagliaccio e un paio di pesci pagliaccio, un anemone. Se ci mettete abbastanza chili di rocce ce le potete tenere, anche con lo skimmer, però ci dovete tenere all'interno, o vi fate una sump. Per chi non lo sapesse, una sump è una vasca che va messa al di sotto della vasca, cioè un'altra vasca, una vasca in più, che va messa sotto la vasca principale, dove si sono situate 2 pompe. Una pompa che porta l'acqua su e una pompa che porta l'acqua giù. Quindi di conseguenza è una sorta di, diciamo, vasca di passaggio, dove l'acqua, passando, viene filtrata, e dove ci sono altre rocce vive e dove ci sono anche comunque reattori e skimmer. I reattori comunque sono altre cose, andatevi comunque a fare una ricerca sui reattori, perché comunque poi ne parleremo, se no, in altri video. Dove praticamente i negozianti, ma anche coloro che hanno vasche molto grandi a casa, hanno praticamente questo impianto. Molti hanno anche delle air sotto per la modulazione delle delle rocce anche presenti, sussistenti al di sotto della sump. Adesso farsi un acquario, scusatemi, la gola. Infatti io appena arrivo un po' di freddo muoio, cioè sono morto io. Ve lo dico seriamente, sono morto quando arrivo un po' di freddo. Ne risento tantissimo, sono per il caldo, io vivo per il caldo. Comunque, avere una vasca con una sump comporta comunque spese ancora più, diciamo, elevate, perché una sump necessita comunque di certe attenzioni, di certe aggeggerie, come le chiamo io, di giocattolini che dovete comunque metterci all'interno, più altre rocce vive, vi viene a costare un bordello. Fate il conto che le rocce vive, in base al tipo, perché esistono tantissimi tipi di rocce vive, tra cui quelle delle Figi, le indonesiane, quelle coltivate. Cosa sono le rocce coltivate? Ok, le rocce coltivate necessitano comunque di una, diciamo, di un paragrafo a parte. Perché le rocce coltivate sono quelle rocce che vengono prese, fabbricate dall'uomo, cioè nel senso vengono fatte con i stampini,
poi vengono buttate in mare e raccolte dopo un tot di tempo in modo tale che vengano colonizzate. Quelle sono le rocce che costano di meno, le puoi trovare anche a 9-10 euro. Poi ci sono le rocce, ci sono anche altre rocce, le rocce praticamente create stesso dall'uomo, però non inserite in ambiente marino. Ci sono alcuni che le prendono, le mettono in acquari marini già ben maturi e le fanno maturare anche esse. Questi hanno tempi di maturazione molto più elevati, perché le rocce definite dall'uomo e messe in un acquario marino per la maturazione necessitano comunque di più tempo per essere colonizzate. Cosa vuol dire colonizzare? È quando gli esseri viventi presenti nelle altre rocce, quelle prese dal mare ovviamente, vanno a stabilirsi su quelle rocce che avete appena messo, che sono inerti, cioè rocce praticamente che non hanno mai avuto contatto con quegli organismi, con il mare stesso. Ricordate sempre che ogni roccia che comprate comporta anche esseri viventi che provengono da varie parti del mondo, perché ogni roccia proveniente da un'altra parte del mondo viene colonizzata da quell'essere che vive in quella parte del mondo. Quindi nella stessa vasca potrete comunque ottenere vari organismi, buoni o cattivi che siano, perché alcuni vi vanno a ammazzare i coralli, vi vanno comunque a inquinare sotto, perché ci sono alcuni esserini che nella maturazione muoiono. Infatti è questa la maturazione, la morte di quegli esseri viventi per la nascita di nuovi esseri viventi che sono adattati alla tua vasca. Questa è la maturazione in sé per sé, in pratica l'adattamento dei piccoli esseri viventi che nelle generazioni successive, oppure loro stessi che sono stati inseriti nella vasca, riescono ad adattarsi e vivere in modo consueto ai valori della vasca stessa. Questa è la maturazione alla fine. E, come stavo dicendo, le rocce coltivate sono quelle che costano di meno, le effigi crescono di valore, ma le effigi sono buone come rocce, come filtraggio, come porosità e anche come peso, perché sono leggermente più leggero. Le indonesiane sono molto più pesanti e molto più, diciamo, fanno meno lavoro nella maturazione, ma sono più carine nel vedersi, cioè, a parer mio, perché comunque sono più belline, diciamo così. Ovviamente negozio che andate, pietra che trovate, non vi fate rifilare, a meno che non le vogliate, le rocce coltivate, che sono, ovvio, sono sufficientemente decenti per le vasche, ma ci sono sempre quelle rocce, diciamo, più sono quelle più belline che potevo utilizzare. Io ad esempio a Napoli mi sono fatti giù tutti quanti i negozi e me le sono prese tutte io. Infatti sono rimaste soltanto le rocce coltivate, cioè quelle rocce che sono prese e immesse nelle vasche per essere comunque colonizzate. Che altro dirvi, ragazzi? Se volete altre informazioni potete chiedermelo nei commenti. Io comunque sono sempre a vostra disposizione, mi raccomando comunque di iscrivervi, di commentare. Comunque sappiate che il canale sta crescendo, che siamo sempre di più, che qui non voglio né discriminazioni sessuali, perché uomini e donne sono uguali nei loro diritti. Non voglio discriminazioni razziali, perché ogni uomo e ogni donna discendenza sia, nel senso discendenza asiatica eccetera eccetera, è uguale a noi. Non voglio queste discriminazioni, non voglio anche discriminazioni per sesso, perché comunque avesse altre inclinazioni, ovvero fossi omosessuale o altro, non voglio neanche insulti di questo genere. Questo è un canale che desidera e accetta tutti. Non esistono discriminazioni. Per i bambini che mi stiano seguendo, ragazzi, rispettate sempre il prossimo, ok? Vogliate bene. A prescindere da tutto, le persone che comunque desiderano il vostro bene, qualsiasi sia il loro orientamento politico, qualsiasi fosse il loro orientamento religioso, le persone vanno rispettate, ok? Non esistono lotte, non esistono discriminazioni, perché qui siamo tutti uguali, anziani, giovani, donne, bambini, giovani possono rientrare in un'altra fascia, ok? Gente con 4 gambe, 8 braccia, non mi interessa, siamo tutti una grande famiglia, ci dobbiamo voler bene e non voglio sentire cacchiate, ok? Non che si siano verificate, ma vi avverto per il semplice fatto che io sono fatto così. Io a prescindere voglio tutti bene, ok? Ragazzi, vi dico
li continueranno a seguire perché ne usciranno altri video dal vostro Escobar acciaccato. È tutto acciaccato, per chi non lo sapesse, vuol dire, diciamo, dolorante. Ci si vede nel prossimo episodio. Vi ringrazio a tutti per tutto l'affetto che mi date, per tutto il supporto che mi date ogni giorno, e vi dico, passate l'ultima settimana di vacanza, credo che sia, nel migliore dei modi, e divertitevi tanto, ok? Ciao ragazzi!